la seconda volta che registro questo video perché c'avevo i miei figli che stavano di là a far bagno, non avevo chiuso la porta e strillavano come degli ossessi, quindi quando sono andata a rivedere il video praticamente si sentivano più loro che io e ho detto vabbè, lasciamo perdere. E quindi lo rifacciamo. Ho parlato a vanvera per 10 minuti, vabbè. Comunque, All Back to School di Chiabi. Ecco qua. Allora, ho fatto un ordine di 73 euro, prettamente per il ritorno a scuola, quindi tutti quei capi da combattimento, tra virgolette, quelli che se si rompono non ce ne frega niente, ecco, detto chiaramente. Partiamo da un minimo di 2,50 euro per arrivare a un massimo di 6-7 euro, non mi ricordo bene di preciso, però ho preso tutte cose molto basiche. Partiamo da Alessandro. Allora, Alessandro gli ho preso innanzitutto magliette, magliette che venivano 2,50 euro, 3 euro al massimo. Allora, gli ho preso 8 anni perché 6 lo sta mettendo adesso e gli stanno un po' stringatelle. E quindi gli ho preso questa, che è blu, con questo skyline, penso che sia di New York. Questo blu così, un po' blu grigio, è un blu grigiastro. E quindi rimettiamo, mettiamo qua. Prima avevo fatto da qua a là, adesso faccio da là. Acqua. Allora, poi altra magliettina, questa qua con l'astronauta che dorme. Questa è leggermente più leggera dell'altra. Poi gli ho preso questa, un po' di colore ci voleva. Questa qui arancione con Original 25, carinissima. C'era anche in altri colori ovviamente, io ho scelto colori che mi piacevano un po' di più. Poi, visto che è andato in fissa con Minecraft, con Super Mario e tutto ciò che riguarda i Pac-Man, tutti quei videogiochi che usavamo noi quando eravamo piccoli, allora quando ho visto questa ho detto questa gliela devo prendere assolutamente perché è la sua. Questa qui con scritto Great Game, e l'ho presa sia così blu con la scritta bianca e sia grigia con la scritta verde che è carinissima, così è veramente carina. E ok, e le magliette per Ale sono finite. Poi gli ho preso due sottotuta, ovvero due pantaloni della tuta, uno blu elettrico, proprio accesissimo, questo blu accesissimo che mi piace tantissimo. Io ho anche una gonna di questo colore, pensate un po'. E poi gliel'ho preso anche grigio. Grigio scuro, e questi all'interno sono di tessuto di tuta proprio. Invece poi gli ho anche preso due tute proprio, due completi, uno nero e uno grigio, che però erano venduti separatamente, non erano venduti insieme, e sono una felpa così con il relativo pantalone sotto, eccolo qua, che ha fatto adesso un pianto, con un pantalone sotto. I pantaloni sono tutti quanti fatti in questo modo, con l'elastico che si stringe alla caviglia, perché io odio i pantaloni che non si stringono. E questi invece, a differenza degli altri, compresa la tuta, compreso il sopra, sono felpati. Sono proprio felpati invernali, quindi va bene così. Quindi uno nero e uguale identica spiccicata ho preso la versione grigia, così che almeno una volta che esce, magari che è brutto tempo, un pomeriggio eccetera, invece di mettere il jeans e essere diciamo scomodo, perché poverino, cioè io mi immagino. E allora gli metto la tuta, gli ho fatto il completo apposta, così almeno può passare anche per una serata tra di noi, insomma. Poi passiamo a Aurora. Aurora gli ho preso anche a lei un completo,
Perché a differenza da Alessandro, Aurora, io gli avevo già preso alcune cose l'anno scorso più abbondantine. Lui invece no, quindi stavolta Aurora ha preso un po' meno roba e gli ho preso anche a lei un completo di una tuta. Questa però non è unisex, è prettamente nel reparto da femmina e anche questa è felpata all'interno. Per Aurora, ragazzi, ho preso 12 anni, 12 anni. Ecco, perché lei adesso veste 10 anni. Ora, questa, e vedete, è prettamente femminile perché ha questo cuoricino qua, ed è un grigio, comunque un grigio chiaro, e la felpa sopra, sempre col cappuccetto. Vi devo dire la verità, se c'era anche per adulti l'avrei presa anche per me. Ok, e questo è l'unico completo. Poi ho preso un jeans skinny, lavaggio chiaro, è cresciuta tantissimo e ragazzi, io devo trovare un modo per me per vestirla sta via e quindi così. Poi le ho preso tre magliette, le ho preso una così con i pattini perché ovviamente si torna a fare pattinaggio quest'anno. Poi questa con l'unicorno gialla perché è andata in fissa con gli unicorni ultimamente, quindi le ho voluto prendere un qualcosina con gli unicorni. E questa blu scuro con gli unicorni che fanno yoga. Carina anche questa. Ovviamente sono a maniga lunga, leggere proprio da combattimento per andare a scuola. E questo è quanto, no? Sono stata anche più concisa della precedente registrazione. Adesso vi saluto, vi faccio l'in bocca al lupo per chi deve ricominciare quest'anno scolastico, figli, nipoti, fratelli, voi stessi. Faccio gli auguri a tutti, incrociamo le dita, speriamo che quest'anno sia meglio dello scorso anno. Dio ce ne scampi e liberi perché veramente io l'anno scorso ho penato, veramente penato. Quindi vi saluto, in bocca al lupo a tutti quanti, un bacio e alla prossima. Ciao!